Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Civilization 5 Brave New World con i nostri Veneti. Nell'ultima puntata non abbiamo fatto nulla di particolarmente importante. Stiamo andando avanti sempre con il nostro cammino per la vittoria culturale. Ovviamente stiamo togliendo un po' di barbari dalle zone. Ora, oltretutto hanno anche fatto la votazione l'ultimo turno del capo del congresso e alla fine Babilonia è diventato Lost. Non è che un grande problema, più avanti magari riuscirò a avere una buona posizione. Io sono il secondo, quindi dal prossimo turno, molto probabilmente, cioè al prossimo turno, alla prossima votazione, prossima seduta, potrò decidere chi votare. Non credo comunque che Babilonia possa fare una vittoria diplomatica, assolutamente no, non ha abbastanza voti. Poi oltretutto ci sono io che sto producendo troppi soldi e li do alle città-stato, quindi non è un grandissimo problema. Qui, la legione straniera, cosa ne faccio? La mando qua giù intanto che ci sono. Qua ci sono un po' di barbari, oltretutto. Corsaro, già qua che mi hanno distrutto il barbarino. Andiamo qua su a nord a far fuori questo accampamento, magari con la Gatling. E oltretutto da qualche parte qua sto aspettando i moschettieri, arriveranno tra poco. Poi qui voglio prendermi anche Almaty, che mi hanno detto che in Kazakistan, non mi ricordo più. Comunque grazie che avete detto, non mi ricordo più dov'è però. La Siria ha denunciato la Babilonia. No, la Polonia, la Babilonia ho letto. Che cazzo è la Babilonia? No, la Polonia. La Polonia è abbastanza aggressiva. All'inizio pensavo che fosse una nazione soggiogata, come del resto è stato nella storia. Però alla fine si sta facendo valere, dai, si sta facendo valere. Babilonia è un grande problema. Sono in guerra gli assiri e i babilonesi tra di loro. Quindi vediamo un po' come se la cavano. Molto probabilmente Babilonia cederà sotto le ribellioni interne, che sono tante. Tipo, se andiamo a controllare poi dopo, appena finisce il turno. Budapest intimidita la città. E Melbourne sta aumentando. Ok. Aspetta. Sono successe troppe cose. Anzitutto, guardiamo. L'influenza sta scendendo con Babilonia. Perché? Ah, per ideologie diverse. Invece è in ascesa più o meno dappertutto. Tra poco saremo completamente influenti nei confronti del Songhai. Tra 44 turni, 200... questi qua sono tanti. Turni da... sono tanti. Ok, intanto vediamo un po'. I leader hanno annullato la commissione, quelli di Colombo. Poi dopo, quelli di Budapest sono diventati miei amici, perché li ho impressionati. A Melbourne stanno diventando non tanto amici. A Kabul sono alleati con l'Indonesia. E io gli dono altri soldi, vaffanculo. E ok, dopo dovrei farmi amici tutti questi cittadini qui di città-stato. Valletta, Colombo e Caochia. In particolare mi serve una città-stato militarista adesso. Facciamo un bordaggio livello 1. E qui mettiamoci un attimo a riposo. Qui sparacchiamo contro i picchieri. Mandiamo anche la cavalleria in aiuto per il prossimo turno. Qui muoviamoci e faccio più in fretta attaccare da qui. Andiamo via terra con le Gatling e via mare con la nave qui. Con un corsaro, qua c'è un altro corsaro. Qua ce ne sono dei tizi. Qua c'è anche un grande profeta marocchino, qua su a nord. Cosa ci fai? Povero marocchino. I marocchini che religione hanno? Il buddismo, a quanto pare. No, il l'ebraismo, il giudaismo. No, dichiarare guerra no. Voglio essere abbastanza non troppo guerrigliero.
I Shoshoni sono dell'uguaglianza, molto bene, alla fine molto probabilmente sarà l'ideologia dominante in questa partita. Mi sono dimenticato di controllare le altre ideologie, come se la stanno cavando. Gli Zulu hanno denunciato gli Shoshoni? Deveremos prosperar através do comércio? Sì. L'alleanza difensiva va bene. Qui oltretutto Pene sta venendo distrutta, ogni turno più o meno dovrebbe essere diminuire di uno. Una cosa molto buona. La unità della Budapest, petrolio da Praga. Con la città-stato adesso prendiamo un casino di unità. Sì, appena stanno distruggendo un po' tutto, però a noi non ci interessa. Ci è arrivato un trabocco. E qua c'è un Camanche. E poi c'è anche un musicista, Shoshono. Qui continuiamo ad attaccare, distruggiamo l'accampamento. Il prossimo turno invece attaccheremo con la cavalleria gli arcieri. Ok, intanto qui stanno bene, andiamo a distruggere l'accampamento. Molto bene. Promuovi unità. La fregata. Adesso diventerà una fregata a combattimento figo. Manderemo invece altre unità qui a vedere un po' che cosa c'è. Ma i barbari stanno sempre nelle regioni dell'Artico. Di solito è sempre così perché sbucano ogni tanto queste. Ah, qua c'è intanto una provincia che serve. Che ha un po' di problemi qui. Di solito sbucano lì perché sono delle zone che di solito uno non va mai a esplorare. Perché ti dà troppi problemi andare lì. Poi sono delle regioni proprio che nessuno colonizza e quindi i barbari alla fine stanno più o meno in quelle zone lì. È una cosa abbastanza fastidiosa perché arrivano dal nord o dal sud a fare queste incursioni. In Babilonia stanno avendo molti problemi, tantissimi problemi. Babilonesi. O speriamo che aumenti il malus durante il tempo, che così avranno problemi. I Shoshoni hanno denunciato la Babilonia. La Babilonia, i babilonesi. Non la Babilonia. Oltretutto, Polonia e Brasile hanno firmato un accordo di ricerca. Dovrei farmi. Ah, perché ho dichiarato guerra a Shaka? Perché Shaka ha dichiarato guerra al Mansur. Deveremos prosperar através do Alleanza comércio? difensiva, sì. No, però adesso mi vuole conquistare Pene. No, adesso gli Zulu faranno il culo. Un po' a tutti. Però hanno l'infelicità a mille, quindi si stanno ribellando. Kaoki ha fame di scienza. E non sono più alleato con Melbourne. Oh, bene. Chi può pensare che siccome siamo ingegneri, la bellezza non ci preoccupi? O che non cerchiamo di costruire strutture belle, oltre che solide e durature? Abbiamo costruito la Tour Eiffel. Un'ottima meraviglia. Dà più 12 di turismo e aumenta effetti di felicità e cultura. 12 turismo è tantissimo, come potete immaginare. Infatti adesso tipo dovremmo essere in ascesa più o meno con tutti, tranne con Babilonia che siamo in discesa per avversità. Ora possiamo costruire Broadway. Sì, Broadway è interessante, sì. Però se facciamo tanto sulla produzione. Bene. Ok. Quindi il trabocco non so dove lasciarlo, lo lascio qui. Intanto muoviamoci con le altre unità. Il trabocco qui fermo e andiamo ad attaccare il corsaro. Ah, è diventato un mio corsaro adesso. Distruggiamo gli accampamenti barbari con le Gatling.
Che figo. Eccoli qui. Dei barbari, ce ne sono altri qui. Mandiamo i moschettieri ad uccidere i barbari. Jizulo sono tutto incazzati. Molto incazzati, molto probabilmente. Devo vedere qua nell'Artico se c'è qualche barbaro incazzato anche qui. Però non credo proprio, non credo affatto. Però non si sa mai. Poi mi piace comunque Manila, che sta... Cioè, Shoshoni alle amici. Bene. Comunque mi piace lì Manila, che sta in mezzo a due continenti, che ha territori sia da una parte sia dall'altra. È una cosa carina, mi piace. Poi fari nell'acqua. Beh, però Siv ha sempre fari nell'acqua. Tipo, la Torre Eiffel, infatti... Intanto vediamo un po' dove me l'ha costruita. Eccola qui. La Torre Eiffel. Che carina. Davanti al Partenone... La venta è assetata di devozione. Cavalli di Gerusalemme, oltretutto. E senza dimora, vicino a mille dimore stavo. E vicino a mille tavole mi struggevo e desideravo il cibo. Oh. Povero, non c'è il cibo. Tanto muoviamoci qui nell'Artico. Non c'è niente interessante, però comunque ci muoviamo lì lo stesso. Ora direi, puntiamo tanto, tanto, tanto su... Possiamo rifare tutta questa cosa qui che non abbiamo assolutamente cagato. Tipo... dinamite? Sì, la dinamite, possiamo puntare qualcosa qui. Tanto qui... Oh, quanti barbari ci sono! Troppi! Troppi barbari! Oddio quanti. Tanto qui attacchiamo le Gatling. E torniamo. Perfetto. Che rovine qui. Dobbiamo esplorarle. Oltretutto qui dovrebbe esserci un passaggio a nord. Speriamo che Pene venga distrutta abbastanza in fretta però. Perché io voglio distruggerla Pene. Povera Pene però. La città di Pene. A me non interessa comunque avere una città in mezzo al nulla lì. Sì, facciamo sempre l'alleanza difensiva. Però ne hanno di unità gli Zulu. Però tipo, una cosa che... Sì, Siv sarà anche un po' così, però una cosa che mi ha fatto sempre storcere il naso di Siv è che... Non mi piace tanto il fatto che ci sono certe civiltà che... Non hanno bonus scientifici. Oltre tipo le classiche civiltà come, che dire, che ne so, Babilonia o la Corea, che sono avvantaggiate di tecnologia. Però il resto più o meno tutti sono allo stesso livello tecnologico. Una cosa che non mi è mai piaciuta troppo. Tipo sarebbe figo che ci sono certe civiltà completamente improntate su un certo stile di gioco e altre in un altro modo. Tipo su Brave New World mi è piaciuto molto. Siria, hanno perso la capitale. Ah. No. Assur. Beh, inizia ad esserci un problema con Babilonia. Soprattutto che adesso c'ha gli aerei. E se ha gli aerei non la fermiamo Babilonia. E comunque, tipo, con i Veneti su Brave New World inizia a avere già un po' di senso, perché praticamente adesso tu, tipo, ci sono i Veneti che non possono fondare le città, però almeno hanno questi bonus del commercio che sono sgravissimi, che hanno ancora un senso di esistere, non come altri bonus tipo quello di Boudicca, per esempio, che è totalmente inutile, quello dei boschi che ti dà più fede se non hai boschi non migliorati. È un bonus inutile. Qua ci sono dei barbari oltretutto. Devo andare a combattere i barbari. Attacchiamo. E qui vediamo un po' che cosa c'è. Questa zona qui non l'ho ancora controllata bene.
La zona che mi manca. Tanto vediamo sempre un po' di storia culturale. Fanno resistenza a Babilonia. Però non hanno ancora fatto ribellione. Strano. Tanto qui distruggiamo le navi. Che bello tirare giù le navi, però. Biblo è alleata di chi? Perché sono in guerra con Babilonia io? Ah! Da quando in qua sono in guerra con Babilonia? Questa situazione qui non mi piace molto. No, che non mi piace. No, non mi piace per niente. Allora, se così posso provare ad attaccare Biblo. Me la prendo. E ciao ciao. Andiamo a prenderci Biblo allora. Subito, in fretta. Che Biblo non è che mi interessa molto, è solo che voglio togliere quella città-stato lì che è sempre alleata con i babilonesi. A me sta troppo sul culo, Biblo. Oh, però guerra contro i babilonesi a me non è che entusiasma molto. Sinceramente, sono un po' spaventato. Però vediamo un po' come ce la facciamo. Come ce la faremo. Se ce la faremo. I babilonesi sono tosti, molto tosti. Sono una civiltà potente. Gli Assiri hanno denunciato il Brasile. Ho accordo di ricerca. Sì, Nonango Heik. diritto di passaggio però semplice. Però se è così dobbiamo dichiarare guerra a tutti ai babilonesi. Dobbiamo fare un fronte comune contro Babilonia. Perché stanno diventando troppo potenti i babilonesi. Stanno morendo però tutti. Per una città che forse non riusciranno nemmeno a prendere. Se la prenderanno avrà solo un cittadino. Per dire. Almaty mi ha dichiarato guerra. Perché? Ah, hanno fatto un colpo di stato, ma Almaty non era mia. Ma che roba brutta. Aspettate. Flotta commerciale saccheggiata qui. Azz, 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 azz. No, non va bene. Sono troppi problemi adesso che sono in guerra con Babilonia. Poi non so nemmeno come ho dichiarato guerra a Babilonia. Non ci ho fatto troppo caso. Non mi piace. No. Assolutamente no. Riga però c'è anche. Qui. Riga la posso provare a prendere. Via nave? Via mare? No. Però c'ho tutte le città-stato alleate, che bello. Con i babilonesi si. Con Shaka si può fare una pace. Uso guenzani lab. No. Minam teresh. No, non vogliono far pace loro due. Sono incazzati. Tanto. Tanto uguaglianza. Facciamo suffragio universale. Sì, direi. Possiamo puntare verso tutte le città-stato babilonese. Perché è lì che sono deboli. Se puntiamo lì possiamo vincere, magari. Ovviamente non è una guerra decisiva. Però se non riusciamo a far pace e la guerra continua ad andare per troppo a lungo, inizia ad esserci già i primi problemi. Andiamo qui a saccheggiare. Poi dopo sbombardiamo.
casini. Questi qua si stanno muovendo tutti quanti, bene. Ok. Qui quanto manca? Riusciamo a distruggere qualcosa? Qual è quello che guadagniamo di più se distruggiamo qualcosa? 60 qui, eh. Qui 20. 16. 33. Sì, credo che qui guadagniamo abbastanza con la fabbrica. Con la banca invece? No. Allora distruggiamo la fabbrica, via. Boom. Non possiamo distruggere nient'altro, giusto? No. C'è, sì, unità di legione straniera. Bene. Riga, direi di aspettare un po' prima di attaccare. Forse mettiamoci non troppo vicino, perché potrebbe essere un problema. Stavo pensando, Riga, mi sa che mi tira giù la legione straniera qui. La Siria ha denunciato i Shoshoni. Non va bene. I Shoshoni. L'Indonesia ha denunciato la Siria. Però i babilonesi dovrebbero avere problemi un po' di infelicità, spero. No, hanno preso pene. Beh. Qual è questa penalità bellicosa? Mai vista. Beh sì, qua me l'hanno tirato giù. Ho fatto una cazzata. Ah boh. Non importa. Sì, qua mi stanno tirando giù anche la fregata. Però stavo pensando, ste penalità per la bellicosità non mi piacciono tanto. Qui intanto spariamo. Ah no, ma sono lavoratori. Sto sparando sui lavoratori. Che roba cattiva. Ok, qua muoviamoci a esplorare le zone inesplorate. E ok gente, credo che per questa puntata sia tutto. Votate e commentate, ci sentiamo alla prossima gente, dall'Arestutto. Ciao!